Benvenuti tutti ad una nuova puntata di Talk Club. Oggi ospite il dottor Marco Taddeo, creatore del gruppo di Facebook Tutti quelli che si accavallano mentre gli altri parlano. È l'atmosfera. Ti prego non mi uccidere il muta. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Buonasera. Salve, sono contento di essere qui. Bene. Bene, allora quello che volevo. Principalmente è ti faccio una domanda. Il gruppo. Sì, fare la domanda. Da pochissimo tempo. Perfetto, io volevo. Volevo anche ricordare. Sì, no, la domanda che volevo farle è proprio questa. Sono. Sì. Sì. Dunque, com'è nata l'idea? L'idea gruppo, del. Che oggi festeggiamo. E questo era chiaro, invece è quello che volevo. Primo mese, quello che volevo chiederle. È una bellissima sensazione. Riguardo sì, proprio molti, alla. Sì. Ci sono. Iscritti proprio. Bene. Noi a questo punto salutiamo il. Ed dottor. Anche la prossima volta che insomma ci riuniremo. Però adesso devo andare perché c'è il prossimo ospite. Arrivederci. Grazie di tutto. Grazie a lei. Prego, sono contento di vederla. Bene, invece pensiamo al prossimo ospite che dobbiamo. Uccidere da quell'altra parte. Invece. Sì, di là Mauri. Cosa? Sei in onda. No. Sì. Sono in onda, che figata. Sì. State lì che facciamo un selfie, raga. Aspetta un po', state lì. Si tolga le dita nel naso, quella laggiù in fondo. Vai, via, vai. Cazzo, che figata. Adesso vi taggo tutti. La metto su Facebook, Instagram. E Instagram o Twitter o Facebook? Ma sì, la metto ovunque così i miei figli capiscono che sono ancora vivo. Hashtag papà è ancora vivo e vi vuole tanto bene. Comunque hashtag, per chi non fosse nativo digitale, è il cancelletto. Invece per Riccardo Muti il cancelletto è il diesis. Per anni sui telefonini della SIP c'era sta minchia di tastino col cancelletto e nessuno sapeva cosa servisse. Ecco, diciamo che proprio Twitter è nato proprio per dare un senso a quel fottuto tastino. Ecco, scusate, mi ha risposto mio figlio. Aspetta, ha messo una faccetta. Vi rendete conto che io sto facendo il programma, loro sono qui a 3 metri da me, solo che mi guardano in streaming. Cioè, vi rendete conto che i miei figli generalmente, guarda, io vedo generalmente la parte che sborda dal telefonino. Cioè, per vederli in faccia davvero, devo aspettare che ci facciano un selfie. Io ho provato a diventare loro amico su Facebook, ma loro sono furbi, mi hanno bloccato, mi hanno bannato su Facebook. Per sapere come vanno a scuola ho dovuto creare un account falso e fingere di essere Fedez. Poi però Zuckerberg mi ha sgamato e ora sono in causa col vero Fedez. Guardate che la nostra generazione è strana. Cazzo, io ho passato da un padre che non mi cagava mai perché aveva sempre il giornale davanti alla faccia a un figlio che non mi caga mai perché davanti a un telefonino. Ma sono messo solo io così o... No. Raga, eh? Siamo tutti così. Cioè, i padri che hanno i figli adolescenti sul divano la sera a guardare la TV con voi, sinceramente, quanta gente c'è? Uno, voi. Due, mettiamoci la moglie. Tre, se avete un cane. Se siete in quattro, c'è un ladro in casa. Perché... Ho ripreso la psicoterapia stamattina. Cioè? Ho visto il mio terapeuta su Skype. E com'è andata? Sta bene, l'ho trovato bene, pensavo peggio. Meno male. Non so se è una impressione solo mia, che ricavo anche dall'ascolto dei miei pazienti, ma che si sta diffondendo molto l'uso delle videochiamate. Come dire, le telefonate sono sempre più videochiamate e sempre meno telefonate, come se nella videochiamata noi evocassimo il corpo dell'altro, l'immagine dell'altro, denunciassimo il nostro bisogno, come dire, di entrare in contatto non solo con la voce, ma anche con il corpo. Certo. Quando? Ma veramente? Bravi! Mazza! No, noi no. Però alla fine... Sì, dai. Molto, moltissimo. Eh?
Va bene. Ok, vai, dai. Magari domani, dai. Stessa ora, eh. Ok. Ciao. 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 Ma chi era? Di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felice. Perché i balconi, come io sostengo da tempo nei miei scritti, che Marco, che cazzo, non è vero, sono stati i primi social. Perché io ricordo assolutamente mia nonna che si metteva sul balcone a pulire lenticchie con altra vecchia al balcone di fronte, ognuna nel suo account, diciamo, e stavano là anche 28 ore a pulire lenticchie e a parlare, finché, mi ricordo un giorno mia nonna ci ha litigato con quella là e ha messo l'etere e l'ha bloccata. Qua, da qualcuno avrai ripreso, ma... La presidente. In un paese all'apice dell'evoluzione. Se tu dici un cazzo! Di Labrador, nessuno vuole trattarli. In cui la rete diffondeva sapere. Ti piace venire con Draghiamido? Non mi disturbi affatto, sono solo a pranzo. Dove tutti comunicavano l'uno con l'altro. Lo sai, ok? Quasi telepaticamente. Ok? In cui tutti erano felici e uniti come una grande famiglia. Un giorno, improvvisamente, accadde. E dai, chiedi tu. No, tu. No, tu. No. Sta zoccola. Gli esperti lo hanno già ribattezzato Escherichia Wireless perché colpisce soprattutto le reti telefoniche e le connessioni internet. È evidente che questo virus è eredità dei precedenti governi. Al momento sta attaccando anche i trasmettitori radio. Grazie a Dio noi siamo l'unica radio che continua ad andare in onda. E ora, fratelli, preghiamo. Fortunatamente possiamo contare ancora sulla televisione. E tu chi cazzo sei? Fase 1. Shock. Fase 2. Crisi di astinenza. Ciao, sono Nick87, è ormai una settimana che non scrivo sul mio blog. Fase 3. Accettazione. Amore, non mi ero mai accorto che eri mora. Come faremo adesso? Come faremo? Come abbiamo sempre fatto. Coca, puttane e mazzette. Non ci sono più le intercettazioni. Predilezione per la vita reale. Conoscenza attiva. Informazione autosufficiente e meno digitalizzata. In sostanza, un vero e proprio risveglio delle coscienze. Pertanto, oggi vi parlerò dell'uso pratico di questo utensile. La zappa. Volontari? Quest'anno scoprirete. Ma quindi nonna parla? La vita reale. Non ci credo. È lei. È la fusione fredda. Ma non per molto. Diretta dopo questo lungo periodo di pausa forzata, e lo facciamo immediatamente con un contributo che arriva dalle forze di maggioranza. A reti unificate le parole del loro portavoce. Cari cittadini, il medioevo mediatico è giunto al tramonto. Ora, mentre voi tornerete a vedere i vostri programmi preferiti, a guardare le vostre squadre del cuore, a socializzare su internet, i rappresentanti da voi eletti potranno tornare a lavorare per il bene del paese. Viva l'Italia! Viva la libertà!
Ciao ragazzi. Qualcuno ha ancora la voce di sonno, eh? La professoressa Annabella ha dato appuntamento ai suoi ragazzi di terza media per la lezione di letteratura. Qual è la sensazione che tu hai di queste due donne dell'Ottocento descritte da Manzoni e da Verga? Ormai la scuola a distanza è una realtà avviata in quasi tutta Italia. Quanto sei bello stamattina, eh? I ragazzi come Matteo se la cavano bene. Attraverso la videoconferenza posso anche capire cose che da solo non riesco a comprendere. Anzi, sono loro ad aiutare i genitori alla prova con lo smart working. Io non so niente, ma tutto grazie, mi insegna lui come si fa per l'altra mia figlia. Gli strumenti e il lavoro cambiano da scuola a scuola, ma anche da un insegnante all'altro. Diciamo che tutte quante ci stiamo facendo, come dire, una formazione, il famoso e-learning. Se i ragazzi più grandi sono autonomi, i problemi arrivano con i più piccoli, che hanno bisogno della vicinanza dei genitori. E noi abbiamo quattro figli e diciamo anche le piattaforme si moltiplicano. Insomma, la scuola a distanza è soprattutto un grande esperimento che funziona anche grazie all'impegno e al lavoro di tutti. È un lavoro di squadra, assolutamente. Non mi abbandonate, mi raccomando. Il professore di storia dell'opinionistica italiana è alle prese con una nuova lezione. Allora, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giulia. Buongiorno, buongiorno Marco. Buongiorno professore. Buongiorno Greta. Buongiorno prof. Buongiorno Ilaria. Buongiorno prof. E buongiorno Chiara. Buongiorno professore. Bravissima. Piano piano, piccoli passi, una sillaba alla volta, arriviamo al risultato. Per quel che riguarda la nostra materia, la lezione di oggi è la seguente. Scuola e fase 2. Sostenibilità e sviluppo di cose di cui non frega un cazzo a nessuno nell'opinionistica televisiva italiana e non solo in quella. Ok? L'importanza della scuola nella fase 1 l'avevamo vista. Che era? Nessuna, perfetto, esattamente. Adesso però si volta pagina. Pertanto la domanda è, qual è l'importanza della scuola nella fase 2? Nessuna. Bravissimo Marco, bravo. L'ho preparato. Giusto, la risposta è ancora nessuno perché c'è una certa continuità tra fase 1 e fase 2 per non avere sbandamenti, no? Ok, visto che stiamo parlando di scuola e di fase 2, il paese torna a produrre, no? A lavorare. Torna a lavorare. Chi è che torna a lavorare? Tutti tranne i calciatori, i preti. Pure un po' bar, ristoranti, ma quelli, diciamo, quelli che hanno, che colpiscono l'immaginario del paese sono questi qua. Vi crea un problema a voi sta cosa? Che non hanno ammessa? Beh, sì. A me sta non ci sono mai andato. Ora, se le scuole restano chiuse e la gente torna a lavorare, quale diventa il principale problema di sto paese nella fase 2? A chi lasciamo i ragazzini? A chi lasciamo i ragazzini? Bravissimi. Pertanto, nell'immaginario collettivo, per il governo e per l'opinionistica televisiva italiana, a che servono fondamentalmente i professori? A fare babysitter. Tutti, attenzione, tutti tranne uno che fa... Il presidente del consiglio. Il presidente del consiglio, perfetto. Devo dire che questa didattica a distanza sta dad va, eh. Certo, la scuola è un'altra cosa, eh. I rapporti umani. Devo dire che pure voi mi mancate un sacco. Il mio prof pure lei ci manca. Cioè, alla fine quanto se vorremmo... Lei ci manca proprio tanto. Vero? Cioè, pure il nostro che è, se non è un affetto stabile. La cosa buona, se ho interpretato bene quello che hanno detto, che dal 4 maggio se potevamo vedere in presenza e continuiamo a fare lezioni come abbiamo sempre fatte, finalmente insieme, e là sarà bello, là potrò interrogarvi molto più spesso, potremo fare delle lezioni anche più lunghe senza il problema del wifi. No prof, ho capito male. No prof, sta sbagliando un'altra volta. Il coronavirus ha fermato le scuole, le università, però alcune facoltà si sono organizzate e si sono svolte nei giorni scorsi le proclamazioni dei laureandi. E Silvia, no, Elisa era una dei laureandi, 23 anni, la vediamo insieme al nonno. Elisa è diventata dottoressa in ingegneria per l'ambiente e il territorio. Questo è l'applauso dello studio, siamo pochi, però è fatto con il cuore. Guarda il nonno che ha fatto l'applauso insieme a noi. Mi fate vedere, ce l'abbiamo una clip di questa cerimonia, di quello che è accaduto? Ce l'abbiamo una clipetta, chiedo alla regia? Eccoci. Cardini Lisa. Saluto. Cardini Lisa, 91. Lisa, accendi la telecamera. Eccoli lì, avevo visto i palloncini. Oh, insomma, è un, diciamo, è un modo assolutamente particolare, t'abbiamo vista, però t'abbiamo visto che ti eri vestita tutta carina con la famiglia intorno, Elisa?
Sì, è stato un bellissimo momento. È stato un bel momento. Il vuoto e poi ti svegli e c'è un mondo intero intorno a te. Ti hanno scritto a un gioco grande. Se no, serie follower. Ah, quello che on Twitter continua. Che fa così? Ah, eh? Fa imbaraglio. Una volta gli piaceva. No, mai. No. Le mura romane, oh, quanta storia che ce avevamo, quanta ce ne avevamo. E sti buchi a che servivano? Oh, a difendersi. Per sono sparare. Follower. Oh. Sono follower. Ho capito, sei follower, sto a guardare. Sto a guardare sto muro. Sto a guardare sto. Ho ritwittato. Dice. Vabbè, io sto a dire una cosa, sto a dire, no? Ci stanno i buchi là, c'è sta sto muro. C'è me, sta e sto mi muro, chiedevo. Ho ritwittato anche adesso. Ma ce l'hai un pensiero tuo? No, io sono follower, che pensiero? Ho capito, sei follower, ma poi un giorno essere seguito da qualcun altro, ti devi dire una cosa. Dici tua... una cosa intelligente invece. Ma non so una cosa intelligente, stavo a fare delle riflessioni su sto muro. Riflessioni su sto muro. Ho capito. Un po' un coglione questo. Pure col vergasso. Quindi il tuo è un linguaggio totalmente binario, eh? Eh? O X o Y, ma no, non è che o tesi o antitesi, sì. Nessuna sintesi possibile. Ma non è che è una sintesi, sì, come no. Cioè, nessuna sfumatura, nessuna possibilità che dal cozzo dei mi piace, dei non mi piace, scaturisse una variante dialettica, qualcosa che sposta il discorso in avanti, schiodandolo dal puerile scontro tra slogan eccitanti e frasette monache. Ma chi ha scritto sta cazzata? Michele Serra. Genio. Io l'unica cosa che non sopporto è la mancanza di scelta. Tutto ciò che comporta scelta, cioè che può essere scelto e quindi accettato oppure rifiutato, mi piace, lo considero innovativo. Tutto ciò che è obbligatorio non è innovativo, è coercitivo. Quando per esempio qualcuno mi spiega in modo anche molto dotto che nei social network in Facebook e su Twitter bisogna esserci, perché se non ci sei un altro prende il tuo posto, io mi spavento, ma non perché sono vecchio, perché dov'è l'opzione? Un club al quale è obbligatorio iscriversi non è una novità positiva, mi sembra una novità negativa. E lei negativa. Non è su Facebook, viva Facebook Twitter. E viva il diritto di non esserci, di non stare nei social, finché non si riesce a mettere un pochino a fuoco questa questione, cioè che le nuove tecnologie sono un'opzione, sono una possibilità, sono un mezzo, ma non sono un obbligo, non sono un obbligo sociale, continuerò a esercitare una mia forma di garbata opposizione, insomma, a questa penetrazione acritica delle tecnologie. Oh. Ciao, Medaglia Repubblica. Ecco grazie. Medaglia Repubblica. Ecco te, caro. Grazie. No, aspetta, no, non voglio più Repubblica. Mi dai tipo Unità? No, aspetta, non voglio più Repubblica. Mi dai l'Unità? Ce l'hai, è riformista. Ce l'hai, è riformista. Pure riformista, voi. Pure riformista, voi, me le twitti? Ma no, ma non te sto... Voglio, me lo fai comprare il giornale per fuori? Me fai comprare il giornale per fuori? No! Ti seguo, voglio comprare il giornale anch'io. Vabbè, dai, se vedete, non voglio niente, te lo occupo, no. Ciao. Tutti coloro che si muovono sulla rete lasciano però inevitabilmente delle tracce, compresi coloro che fanno parte dei social network come Facebook. È possibile che Facebook ci controlli? È possibile che abbia a che vedere con la CIA addirittura? Professore, se posso permettermi, mi sembra che tu ti stia preoccupando troppo, diciamoci la verità, ma chi se ne frega se quando sei su Facebook qualcuno ti controlla? Io credo che noi, ma non solo noi, su Facebook ci andiamo per altri motivi, no? No, io per no. Esempio, sì. Ma sì, io ho incontrato una mia vecchia compagna di classe, guarda che... Ma dai, che gioiello! Niente male, per la verità. Anni di analisi per dimenticarla, eh? No, bella donna. Coetanea? Ma sì, stessa età. Come compagno, io naturalmente invece ci vado per rimorchiare e uso il vecchio trucco della foto di Brad Pitt al posto della mia. La curiosità è che Brad Pitt usi la mia. Al posto della sua. Però, eh sì.
Baby, come back. Baby, come back. Follow me. You can follow me. And I will not deserve. Per quanto concerne il secondo pilastro della strategia di controllo del virus, il contact tracing, il governo, col decreto legge 28, ha introdotto una disciplina per realizzare l'app Immuni, come sapete, in modo da garantire il pieno rispetto della privacy, della sicurezza dei cittadini, oltre che la tutela dell'interesse nazionale. Si chiamerà Immuni, l'app scelta dal commissario straordinario Domenico Arcuri per tracciare i contagi da coronavirus nella fase 2. Dovrà rispettare le regole dettate dall'Unione Europea, valide anche per tutti gli stati membri che stanno lavorando alle piattaforme di contact tracing, ovvero per il tracciamento del contagio. Il principio più importante è il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali. Arcuri ha chiarito che i dati anagrafici e sanitari dei cittadini dovranno essere conservati su un'infrastruttura pubblica e italiana. L'Europa ha precisato che non sarà obbligatorio scaricare l'app e il Premier Conte ha ribadito che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazione dei movimenti o altri pregiudizi. Il Ministero dell'Innovazione però ha fatto sapere che il tracciamento sarà efficace solo se Immuni raggiungerà il 60% della popolazione. L'app Immuni, come si chiamerà? Lei la scarica? Se la mette sul telefonino? Ma se non ho precise garanzie di chi vede i miei dati, di come li usa e come eventualmente possano essere distribuiti, assolutamente no, okay. Perché io penso che nessun italiano voglia essere schedato per quello che fa, per quello che ha in banca. Senta, e per quello domanda. Che va a farsi visitare in ospedale. Momento tracciabilità, app Immuni, Salvini, io non scarico assolutamente nulla. Sì, perché ha scoperto che non si possono fare video o selfie con l'app Immuni, vabbè, comunque sia. Perché questa presa di posizione per problemi di privacy, lui per qualsiasi informazione te citofona direttamente se vuole sapere una cosa, non ha bisogno del tracciamento. Salvini non scarica Immuni, dice Selvaggio Lucarelli, del resto lo conosciamo tutti come uomo schivo, abbottonato, ossessionato dalla privacy. Abbiamo trovato il filmato in cui Salvini acquista, acquisto fondamentale, le mutande, e la cosa interessante di tutto ciò è che ha fatto 49.000 visualizzazioni, incredibile ma vero. Ma come funziona? Immuni è composta da una parte diagnostica formata da un diario clinico digitale dove annotare le proprie condizioni di salute e i sintomi compatibili con il virus. E poi c'è la parte di mappatura dei contatti. Una volta installato Immuni, l'app entra in contatto con tutti i cellulari vicini al mio nel raggio di un metro. Se dovesse risultare positivo al Covid-19, gli operatori sanitari potrebbero risalire a tutti i cellulari entrati nel perimetro del mio, capendo anche per quante volte e per quanto tempo è durato il contatto. A questo punto l'algoritmo pulisce l'elenco dai falsi positivi e genera una lista di persone in ordine di rischio contagio. Il server quindi manda sui cellulari delle persone potenzialmente a rischio una notifica con la richiesta di seguire il protocollo, ad esempio stare in isolamento oppure chiamare il numero di emergenza per richiedere un tampone.
attenzione, perché gli stessi strumenti di controllo possono diventare invece armi per l'analisi delle persone, per il controllo fondamentalmente, è un po' il filo conduttore della nostra puntata. Parole sante, caro professore, anzi, sì. Noi abbiamo deciso di liberarci di tutti gli oggetti che potenzialmente potrebbero controllarci, quindi via navigatori satellitari, le tessere del supermercato, telecamere di sicurezza trovate qua e là, via. Pure qua, carte di credito, cellulari, non sono nemmeno fregati tutto. Prima però. Certo, figurati su questi, poi li portiamo via. Ma soprattutto via a il metodo di controllo più infallibile di chiunque altro. La mamma. Lì. Assomiglia alla mia compagna di banca. Non è attivo. Però, professore, c'è una cosa dalla quale non si può fuggire, è Google Earth. Sì, quel programma che ci scruta dall'alto, con la scusa di vedere, che so, i segreti dell'Area 51 o le piazze di Ulaanbaatar, oppure le donne nude sui tetti che prendono il sole. Guarda, non c'è niente da fare, sono tempi tremendi. Tu non te ne puoi stare neanche tranquillo a fare una rapina che Google Earth ti vede. Guarda, tempi proprio. Io non ho parole. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Francamente. Di laurea. No, vi sembra il momento. Ma che fin qui... In Cina un cittadino cinese che era uscito dalla quarantena, dalla zona che era in quarantena, 23 anni, è stato fucilato. Come dire, no? Siete sicuri che volete fare questa festa di laurea? Ecco, in Cina non ve l'avrebbero fatta fare con questa leggerezza. Parole e musica di Vincenzo De Luca. Andiamo avanti. Ora, nelle democrazie occidentali, non esistono questi metodi terapeutici. C'è del rammarico nelle sue parole. Purtroppo gigantesco. Questi metodi terapeutici che curano in maniera definitiva, diciamo, no? Ecco. Comunque è diventato un mito del web. Che? Okay. Ok. Questo è un capolavoro. Cosa possiamo fare per lei, agente? Quello che è vietato è passeggiare. Ti trovo in mezzo alla strada, ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina. Sono veramente contrariato. Ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Si alzi. Andremo sulla terrazza, con calma. Non consentito. Sei passibile di sanzioni penali anche gravi. Spari bene, figliuolo. Stiamoci fermi. Cavolo lavoro. Vedo un po' tesi, eh? Sì, un po' sono stressato. E siamo tesi sì che siamo tesi. Prima sei arrivato te, poi arrivato Star Trek. E vedi se non me agito. Ci servirebbe un po' di yoga. Così se rilassiamo. Esci da sta casa. Ah, ancora. No, guarda che ce lo bene a tutti, eh? Lo conosco io uno forte forte. Vi fidate? Siamo sicuri? Ci mancava solo yoga in quarantena. Oh, abbiamo un follower collegato. Ciao. Hai figlio e Gacciu. Ciao Diego, io ti ho sentito, io ho sentito la tua energia, ho percepito il tuo nome. Se sei qui dal tuo maestro di yoga,
travel sheikh, il tuo maestro che andò in India a fumarsi le canne con i soldi del papà, ma poi lo spacciò per un viaggio di illuminazione e diventò così maestro come sono diventato adesso, sotto il nome di Travel Sheikh. Quindi se sei da Travel Sheikh vuol dire che in questo momento non sei sereno, non sei tranquillo, hai delle rigidità magari all'esterno, cleidomastoidei. Perché? Perché c'è una cazzo di pandemia globale che ci rode un po' il culo, diciamo, vero? Ecco, allora, io ti insegnerò un esercizio semplicissimo per passare indenne questo momento molto delicato. La prima cosa che si fa nello yoga, saluto al sole. Ciao Ciccio, come va? No, ci senti dopo, non posso passare perché lo sai, non si può uscire di casa. Skype, verso le 6:30. Poi se mi illumini meno che sto facendo, grazie mille. Tu salutalo come vuoi, ognuno saluta il sole come vuole. E poi passiamo a questa posizione che ci permette di affrontare meglio il coronavirus. Tutti sappiamo che il nostro corpo è in grado di guarirci da ogni malattia, a patto di non avere nessuna vera malattia, perché non è che se ti tronchi un femore e fai un'ora di meditazione, vai al pronto soccorso. E ok, se invece sei qui, se hai bisogno di cura per lo spirito, significa che in sostanza non hai un cazzo di niente, quindi io posso dirti tutto quello che voglio, ma seriamente, la prima posizione è importantissima per affrontare il virus, è questa. Stendi le spalle, sciogli il collo, allenti gli sternocleidomastoidei e poi con le tue mani, le mani sono molto importanti, le mani contengono la nostra energia, il modo con cui noi ci rapportiamo verso l'altro. Quindi con queste mani, per proteggerti dal coronavirus, tu ti dai una sonora toccata di palle. Ha ha.